In realtà non c'è stato un fermo, è una cerimonia che si fa ogni periodo in maniera tale che i premiati siano un certo numero. Non è che ognuno che arriva alla cognata meta dei 50 anni di professione facciamo la cerimonia, la facciamo insomma un certo numero di anni. Questa volta si è aspettato qualcosa in più perché c'è stato anche il Covid, eccetera, eccetera, ma adesso insomma abbiamo un grosso numero, tra cui anche il sottoscritto che è nella doppia veste di premiato e premiante, e quindi insomma abbiamo il piacere di premiare tanti colleghi che hanno raggiunto questo traguardo e che sono per noi il simbolo della continuità del foro, il foro di Palme, che ha una prestigiosa storia dietro le spalle. È considerato uno dei migliori fori italiani, siamo molto apprezzati per il lavoro che hanno fatto quelli che ci hanno preceduto naturalmente, e con questa cerimonia si vogliono ringraziare coloro che hanno fatto una parte del percorso che ha portato il foro di Palme ad essere quello che è. E lei, visto che investe anche di premiato, cosa significa per lei ricevere questa premiazione, il Toghe d'Oro 2021? Guarda, è una cosa commovente per la verità, perché vedere insieme a me tanti colleghi con i quali per 50 anni ci siamo incontrati e scontrati dal punto di vista della dialettica, ma sempre incontrati dal punto di vista dell'amicizia, è qualcosa, non mi sembra vero. Era un traguardo al quale io assolutamente non pensavo, è una grande fortuna esserci arrivato ed esserci arrivato in compagnia di validi colleghi, di validissimi avvocati. Cosa si sente di dire alle nuove giovani leve che si approcciano in questa professione non facile, specialmente ai tempi d'oggi? Questa domanda è molto importante, mi ha fatto una domanda alla quale io tengo molto a rispondere. Io sono convinto, e lo dirò anche stasera in assemblea, che intanto c'è una comunità, in quanto c'è una continuità, in quanto una generazione trasmette all'altra, in quanto ognuno porta un frammento di sé che poi compone la coscienza collettiva di una comunità, nel nostro caso del Foro di Palme. Sono sicurissimo, perché conosco molti di loro, che le nuove generazioni apporteranno un grande contributo al nostro prestigio e consolideranno la comunità e la coscienza collettiva. Grazie. Una serata importante, una cerimonia sentita per tributare l'impegno, la professionalità di nostri maestri di diritto e di vita che hanno fatto la storia del nostro foro, per ringraziarli per quanto fatto, e credo che anche per noi giovani avvocati che ci onoriamo di appartenere a questo ordine siano da esempio e da stimolo per far sì, anzi forse per ricordare la dignità alta che ha la professione di avvocato e che deve avere, e che sempre più con autorevolezza deve assurgere a protagonista nel dibattito nazionale, per giocare un ruolo di crescita, di stimolo, non solo sotto il punto di vista giuridico, ma anche nella crescita, nella dialettica socio-culturale della nostra città, ma più in generale della nostra nazione. Una serata importante appunto per tributare, ringraziare i professionisti che hanno fatto la storia del Foro di Palme.